Un giro qui By a night. Napoli by night. Napoli. Napoli by night, esatto. Napoli, primo estratto sulla rotta con amici di Scampia. Siamo venuti qui. Allora, partiamo qui in centro. Siamo Piazza Garibaldi. Siamo fuori dalla stazione, diciamo centrale, dove l'ho già fatta vedere. Che vabbè, problema di Napoli. Il problema di Napoli. I problemi di Napoli. Un problema forte di Napoli è il traffico. Qua c'è un hotel gigante. Esatto, qui c'è un hotel gigante, un B&B. Allora, problema di Napoli. La stazione di treni. E questo per me non è traffico. Perché c'è molto di peggio in altri giorni. Roma, Milano, per questo che. Ma è meglio Scampia, che almeno non c'è casino fuori. A Scampia siamo tranquilli, da soli. Esatto, almeno. Esatto. Io Nicolas, Lorenzo. Va bene. E Giuseppe. Va bene, perfetto. Giuseppe. Qui diciamo che la stazione centrale di Napoli è abbastanza ben tenuta, mentre la zona fuori è un po' più, diciamo, appena qua fuori, specialmente un po' lato sporchino. Di un po' sporchino, esatto, un po' sporchino, diciamo. E questi qui sono i autobus. Questa Arzano in provincia di Napoli. Esatto. Diciamo che la zona della stazione non è quella diciamo della movida, nel senso che la movida sta un po' più sul lungomare, sì. Giusto? Ci sono gli chalet. Sul lungomare, nel centro storico tipo Piazza Bellini. Esatto. Da quelle parti lì, sì, zona orientale. Ma noi, siccome siamo di Scampia e siamo alternativi, non andiamo questa volta al centro storico, ma andiamo verso una zona di ristoranti. Via Foria a Davvero Marinaro. Esatto. Andiamo a mangiare fuori. Allora, un problema ancora poi di Napoli che non si è mai risolto, giusto, amico mio, è quello. Parliamo un po' del discorso delle strade, che veramente è una nota molto dolente. Molto, molto dolente. Purtroppo. Che poi oggi siamo andati a fare un giro in costiera amalfitana. Era molto bello. Era molto bello. E onestamente devo dire che le strade erano un po' meglio rispetto agli anni passati, sì. Perché mi sa che hanno messo la fibra ottica, sì. Giusto? Spiega. Sì, hanno messo la fibra ottica e praticamente poi non hanno livellato la strada. E quindi pure lì in costiera le strade erano perfette, adesso c'è qualche problemuccio, diciamo. Ma anche fuori in provincia di Napoli, diciamo, le strade sono abbastanza accettabili. Sì. È proprio la città, in particolare quando scendi dall'aeroporto, veramente che la strada, sì, è da una parte, diciamo, l'hanno fatta da poco, ma già comunque non è in condizioni. Che zona siamo qua invece? Qui allora in fondo lì siamo su via Foria, già per andare al ristorante della Piru Marnari. In fondo a destra siamo a via Foria. Siamo arrivati al ristorante. Allora, c'è da dire una cosa. Che effettivamente qui che è tutto un traballare unico. Perché qui per terra ci sono i basoli, sì. E in alcuni casi i porfidi. Che comunque. San Pietrini che hanno più di 100 anni queste robe qua. Però una volta ci passavano i cavalli, adesso a furia di passare le macchine le moto si sono sfondati. Sarebbe da prendere, giusto, e da tirare su e asfaltare a nuovo. Allora guarda, io sarei anche di restare con i San Pietrini, però farli a livello come ad esempio hanno in Portogallo. Oppure sistemarli. Su e rimetterli a livello. Tirarli su e metterli a livello come fanno in Portogallo è la dimostrazione che si possono tenere i San Pietrini, però a livello. E dove c'è l'asfalto scendendo per esempio dalla situazione della. Tipo degli hotel. Mm-hmm. Esatto. Delle casette. Una città. Cioè, la situazione, diciamo che comunque a Napoli. Qua è via Foria adesso. È una situazione purtroppo a Napoli è comunque molto bello, ma deficitario per quanto riguarda, diciamo, le strade. Sporco. In alcune zone purtroppo è anche sporco. Abbiamo notato che comunque giusto. Che addirittura abbiamo Scampia che comunque è nettamente migliorata, sì.
mentre abbiamo trovato ho trovato la situazione però, del centro un po' più è migliorata, però perché ecco, i cittadini si sono fatti sentire, abbiamo fatto tantissime proteste per farci sentire dall'amministrazione locale, sia quella attuale che anche quella passata con De Magistris. Abbiamo fatto tantissime proteste, diciamo, come del tipo ci siamo messi a tagliare noi l'erba proprio per, cioè, come protesta, visto che c'era l'erba alta 2 metri, ci siamo messi a tagliarla noi per far capire che qui c'era una forte emergenza, perché poi con l'erba alta 2 metri le persone non riuscivano nemmeno ad attraversare la strada. Quindi era, oltre ad un problema di igiene, era anche un problema proprio di viabilità. Mentre in centro, diciamo, è un po' più degradato, probabilmente perché è arrivato molto turismo, che comunque portano anche loro un po' da, sai, molto turismo, e non c'è ancora abbastanza personale per mantenere tutto questo turismo.